Buongiorno youtuberi e bentornati qua sul mio canale. Oggi siamo in Sicilia, per l'esattezza siamo all'isola delle correnti, ma non ve la mostro adesso perché vorrei prima mostrarvi che cosa è successo nei giorni passati. Sono passato agli imbarchi dimenticando la carta d'identità in macchina, però con la patente nessun tipo di problema. Speriamo di non avere problemi durante la vacanza. EasyJet, ma vi pare che fate salire la gente su un volo senza neanche pulire l'aereo? Ma dai! Voglio la percentuale. Siamo atterrati, siamo alla ricerca dell'autonoleggio che non riusciamo a trovare perché dentro non c'è, probabilmente qua fuori dall'aeroporto. Quindi adesso procediamo, siamo stati molto veloci a recuperare le valigie, stranamente. Ok, lasciate che vi dia un overview di quello che sta succedendo. Quando siamo arrivati a Catania siamo andati a noleggiare l'auto, senza la carta di credito non si poteva noleggiare. Siccome noi in Danimarca, non so se avete visto il video, se non l'avete ancora visto ve lo lascio qui nell'info box, in Danimarca abbiamo affittato un'auto con Europcar e non ho avuto nessun tipo di problema a pagare con la mia carta di debito. Invece qui in Sicilia non c'era possibilità di depositare la caparra per poi riprenderla al ritorno e quindi ci è saltato il tutto. E alla fine siamo andati a noleggiare un'auto al bancone a fianco che non mi ha richiesto né la carta d'identità né la carta di credito. E quindi abbiamo avuto modo di noleggiare una piccola macchinina che poi vi farò vedere. A più del doppio. Sta di fatto che alla fine abbiamo preso l'auto, ci siamo fatti tre quarti d'ora per arrivare a Siracusa e siamo in questo preciso momento alla spiaggia dell'Arenella. Non si può venire in Sicilia senza provare la brioche col gelato e la granita. Quindi... E niente, giorno 3, oggi è il grande giorno, il giorno del matrimonio, siamo addirittura d'arrivo, non per noi però. Povera Katiuscia, povero Lellino. Siccome siamo a Siracusa, oggi che è il primo settembre, a Noto si sposa Chiara Ferragni con Fedez. No, questo si parla. Quale maggiorenne col cellulare a vedere le cose della Ferrari? Seduti, si vuole qua. Non si vede. Va bene, dove si sposano? Controlliamo dove si sposano. Ok, dei Ferragnez non ce ne frega niente, andiamo al vero matrimonio dell'anno. C'è sempre un Lelino un po' in ansia. Ciao. Ciao Max. Fantastico matrimonio, ma finalmente vi posso presentare l'isola delle correnti.
Adesso ci siamo, sentiamo la traversata. Cioè, noi siamo in mezzo al mare e ci chiama la mamma di Federica. Cosa? Dove siete? Non te lo posso dire. Ce l'abbiamo fatta. Vado a recuperare Federica che aveva paura di bagnare tutto. Ok, ci abbiamo messo un po' di tempo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Insomma, tra una nuotata e una ronfata abbiamo concluso la giornata e adesso andiamo a prenderci degli arancini qua in rosticceria e poi stiamo aspettando dei nostri amici per prendere del pesce fresco e mangiarlo assieme questa sera. Ciao Ste. Ciao, sono molto depresso. Cosa? Non troviamo la pesce, il pesce. Abbiamo finito la vacanza. Adesso è veramente finita l'estate. Torniamo a casa. Ora che vi siete gustati questo video, direi che posso andare a gustarmi anch'io questa bellissima vacanza, perché mentre voi l'avete già visto, io devo ancora salire in aereo. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo domenica prossima. Ciao!